5 continenti coinvolti, 78 partite, 24 nazionali, 10 città italiane. Sono questi i numeri che caratterizzano almeno per adesso l'edizione 2010 del Mondiale di Pallavolo. Si partirà da Milano il prossimo 24 settembre e si chiuderà con la finalissima di Roma che si disputerà il prossimo 10 ottobre, passando per ben 10 città italiane, tra cui spicca anche il nome della città di Catania, da sempre tappa di eventi pallavolistici di carattere mondiale. Dopo tante World League, gare di qualificazione mondiale e molto altro per Catania, ma soprattutto per la FIPAV provinciale guidata dal presidente Giuseppe Gambero, è arrivato il momento più importante, quello di essere una delle 10 sedi designate per ospitare l'attesissima manifestazione sportiva. Il lavoro che c'è dietro ovviamente è tantissimo, così come ci ha spiegato Nino Raucea, vicepresidente FIPAV provinciale. E invece un aspetto importante che sottolineiamo sempre perché ci teniamo molto sono i mondiali che si terranno qui a Catania, ricordiamo a settembre, fine settembre di quest'anno, e quindi l'appuntamento e tutto quello che stiamo facendo con cui ci gira attorno è per questo evento che viene impegnata la nostra città e tutto il nostro settore pallavolistico. Come tutti sapete, quest'anno abbiamo i mondiali 2010 a Catania, un evento internazionale. Avremo la seconda fase, molto probabilmente ci sarà anche la nazionale italiana. Insomma, l'entusiasmo è tanto per questo importantissimo evento ormai alle porte, anche perché l'appuntamento catanese sarà l'unica tappa siciliana di questo Mondiale 2010. Ma il lavoro della FIPAV provinciale non finisce qui, tanti infatti sono gli appuntamenti sportivi che proprio in questi giorni vedranno ancora una volta scendere in campo il comitato locale. Quali saranno i prossimi impegni della federazione? Con le giovanili continueremo con i più piccolini, l'Under 16, che sono arrivati già alle fasi semifinali, importante perché poi ci saranno le fasi dopo Pasqua, ci sarà la fase finale e quindi poi rappresenterà Catania sempre la vincente a livello regionale.